Sì, siamo proprio a una svolta dopo quasi 40 anni, l'annosa vicenda che riguarda i terroristi italiani espatriati in Francia e che hanno beneficiato della cosiddetta dottrina Mitterrand eh, condivisa a metà degli anni Ottanta tra il Presidente francese e l'allora governo Craxi. Di fatto questa mattina è stata ufficializzata la voce che già circolava da qualche giorno che si fosse ormai chiuso il cerchio intorno agli ex eh, terroristi italiani per intenzione del Presidente Macron, come fa sapere una nota dell'Eliseo, dopo l'incontro che c'è stato tre settimane fa in visio conferenza tra la ministra italiana della giustizia Cartabia e il suo collega Dumont uh, Moretti. Ebbene, eh, aveva detto quel giorno il ministro della giustizia francese rompendo una tradizione consolidata nei decenni è arrivata l'ora di dare in qualche misura soddisfazione all'Italia. Allora leggiamo i nomi eh, di questi terroristi che sono stati arrestati tutti questa mattina a Parigi, si tratta di sette persone, i nomi sono ricorsi più volte nelle cronache degli anni 70 e 80, si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Torino. Tutti delle Brigate Rosse, di Giorgio Pietro Stefani di lotta continua e di narciso manenti dei nuclei armati contro il potere territoriale. La Petrella fu eh, in qualche misura coinvolta nel sequestro e nell'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, mentre eh, di Pietro Stefani si sa che era coinvolto e per questo giudicato e condannato in Italia per l'omicidio del commissario Calabresi. Altri tre terroristi, come dicevi, sono al momento ricercati in Francia, ma certo è si volta pagina da oggi nei confronti eh, di questa pagina dolorosa per l'Italia e che dal punto di vista diciamo così, storico, sociologico, da parte francese non era stata per lungo tempo compresa. Da Parigi è tutto.